Cinema Champions, Maria Grazia Celardo in diretta con noi. Ciao Maria Grazia. Ciao Fabio, un saluto a Sebastiano che ci segue dalla regia, a tutti gli spettascoltatori di Fuori Gara e Radio Punto Zero. Allora, abbiamo già in collegamento il nostro ospite che rappresenta un trio famosissimo che tra l'altro fa tanto ridere, che è al cinema in questo periodo. Oggi c'è una puntata infatti tutta straordinaria di Cinema Champions, con la quale mettiamo un punto ai brividi lungo la schiena di tutti i tifosi del Napoli, se pensiamo al match con l'Empoli, alla telenovela Sarri De Laurentiis, ma anche agli inaspettati rinnovi di ingaggio, insieme a quella che è la lunga attesa della doppia sfida ai nemici della Juventus. Ed allora, quando il gioco si fa duro, è anche giusto che a Cinema Champions i duri campioni scendano in campo. Stile Gomorroide con Domenico Manfredi e ditelo voi. Ciao Domenico, benvenuto. Ciao, ciao, salve a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, come stai? Bene, bene, bene. Stavamo appunto qui tutti e tre a scrivere i pezzi nuovi per Made in Sud, quindi... Bene, un grande in bocca al lupo da parte di tutta Radio Punto Zero. Grazie, grazie, credi, credi. Anzi, non si dice più credi, in bocca al lupo non si dice credi. Ah no, come si dice? Si dice un'altra cosa. si dice una cosa buona. Si può ripetere, sì. No, no, non si dice più crepi. L'altro giorno l'ho detto, uno crepi si è incazzato. Si è incazzato. Non c'è più crepi. Vabbè, che si dice? Oh, si dice che è una cosa buona, una cosa positiva. Ok, grazie. Bocca al lupo, grazie, si risponde. Va bene, come vuoi tu. Prima di tutto fatti fare i complimenti per il successo di Gomorroide, che sta andando davvero alla grande nel cinema. Grazie, grazie. Infatti è un periodo fortunato per noi, ecco, quindi siamo molto felici, certo. Speriamo anche per il Napoli a questo punto, dai. Certo, lo speriamo tutti. Tra l'altro tu sei per noi oggi un po' il terzo uomo, però prima di darti la divisa ed autorizzarti a scendere in campo, devo farti il test del sangue azzurro. Ah, ecco, vai. Vediamo, quali sono i tuoi miti calcistici e soprattutto il tuo rapporto con il tifo, la tua curva di appartenenza, voglio, oppure la tua poltrona preferita, dove la piazziamo? Allora, io quando vado allo stadio solitamente vado nei distinti. Bene. Nella tribuna, però preferisco i distinti, nella parte centrale dove c'è stato un gruppo di una vecchia tifoseria napoletana, prima erano in curva B, adesso sono un po' più adulti. Si sono spostate nei distinti, proprio nel secondo anello dei distinti, proprio in mezzo, proprio al centrocampo, e lì tante volte mi ospitano pure loro, mi lasciano liberi il posto e vedo la partita con loro e mi diverto tantissimo e sto alla grande lì in mezzo. Quindi sangue azzurro ce l'ho e come. Senti, i tuoi miti nel calcio? Cosa? I tuoi miti, quali sono i tuoi calciatori preferiti? Quali sono stati nella storia del calcio Napoli? Del calcio Napoli potrei dire Zoff, perché comunque ha militato nel Napoli anni e anni or sono. E beh, ovviamente Maradona, sicuramente. Certo. E poi un altro che ho amato veramente per tanto tempo è Salvatore Bagni, grandissimo lottatore. Domenico, sei promosso a pieni voti allora, andiamo avanti. Sì, sì. Facciamo anche un po' i seri. Si è parlato ancora una volta di Sarri come di un allenatore rigido, tant'è vero che poi quando le cose vanno male tutti danno la colpa al mister, anche quando poi un calciatore, e mi riferisco alla passata vicenda Gabbiadini, lascia la squadra. Ma tu che idea ti sei fatto del modo di condurre di Sarri, che poi dal calcio champagne allo stato puro è passato al sale e champagne, che tra l'altro fa anche male alla salute? Al sale e champagne. Al sale e champagne, altro che calcio champagne. Ah, lo sale e champagne, capito, al sale, penso un po'. Allora, per me Sarri è un grandissimo allenatore. Cioè, io non penso che dobbiamo parlare male di Sarri, perché il Napoli sta andando benissimo. Cioè, penso che il Napoli più di quello che sta facendo non può fare. Ha perso sicuramente dei punti in casa. E vabbè, questo è stato l'unico errore, che abbiamo perso 6-7 punti in casa. Questa è l'unica cosa che si può condannare, oppure, ecco. Però per il resto Sarri è veramente indiscutibile, ragazzi. Cioè, se discutiamo Sarri è veramente, siamo alla frutta. Vuol dire che veramente di calcio non ne capiamo proprio. E non è il caso dei napoletani, perché ne capiamo di calcio. Quindi secondo me chi sta parlando male di Sarri vuole il male del calcio Napoli, punto, secondo me. Siamo d'accordo con te, la nostra è anche un po' a volte una piccola provocazione. Domenico, non ti arrabbiare. Sì. No, ma no, non mi arrabbio, no. Guarda, quando io sono un grandissimo tifoso, quando parlo del Napoli mi infervoro subito, quindi attenzione.
L'abbiamo notato. Domenico, nel nostro piccolo anteprima abbiamo anche parlato della questione rinnovi di ingaggio. Ecco. Dal tuo punto di vista, come tifoso sfegatato del Napoli, a quali dei giocatori si può rinunciare in questo momento? Mi riferisco anche al caso Ghoulam, a Mertens. Ma guardi, io credo che per esempio a Ghoulam si potrebbe anche rinunciare, trovando veramente un grande... è difficilissimo nel mondo trovare un terzino sinistro di grande capacità. Mertens non si può rinunciare assolutamente. Poi dici la verità, i calciatori in un certo qual se il contratto importa, è la cifra del contratto. Quindi Mertens rimane a Napoli se la cifra del contratto a lui fa piacere, punto. Non è che ci sta l'Inter alle spalle, non ci sta nessuno alle spalle, vuole più soldi. Quindi se ci diamo più soldi, quello rimane senza proprio problemi. I calciatori sono fatti così, è inutile che giriamo attorno. I calciatori sono fatti così, più soldi e rimangono, non hanno i soldi, non rimangono, punto. Questo per me è la soluzione, aumentare l'ingaggio. E poi c'è anche Insigne, che mi sembra che di aver capito che sta per avere più soldi, no? Quindi per te ne fai una questione puramente economica? Quindi penso che c'è lo stesso problema, no? Che sta vuole più soldi, o sbaglio? Fabio, vuoi aggiungere qualcosa tu dallo studio? Sì, no, io sono perfettamente d'accordo con Mimmo, anche perché ai noi purtroppo i calciatori sono legati solo ed esclusivamente ai soldi. Volevo chiedere a Mimmo cosa si aspetta. Ormai qua non mi fa. Che ci frega, cioè siamo ormai ai noi purtroppo già delusi, quindi. Però Higuain che torna a Napoli, che effetto ti fa? Cioè è una cosa che ti interessa o non te ne frega niente proprio perché dobbiamo legarci solo alla maglia? Non vedo l'ora di andare allo stadio. Ecco, lo sapevo. Tu non puoi nemmeno immaginare proprio, guarda, mi porto pure degli amici appresso che hanno la fischia insieme a me, perché solo io non ce la faccio. Cioè no, deve essere proprio l'apoteosi dei fischi. Sarà così, anche perché poi saranno due partite in pochi giorni, quindi Higuain... quindi proprio una doppietta di fischi Higuain che strava a Torino, proprio cariche meraviglie. Cariche meraviglie, perfetto. Ma ti aspetti che il Napoli riesca a battere la Juve, anche e soprattutto in Coppa Italia, a ribaltare il 3-1, a qualificarsi in finale? Sì, Napoli tranquillamente può ribaltare il 3-1, ma tranquillamente, secondo me lo fa pure, se no il Napoli vincerà. Ecco, speriamo davvero. Mimmo, in chiusura un tema che non riguarda il calcio ma che riguarda Made in Sud, perché voglio chiederti innanzitutto come sta andando e anche poi dirti che spesso nel mondo del calcio c'è questa diatriba nord contro sud, veniamo sbeffeggiati, Vesuvio lavali col fuoco, bla bla bla. Che effetto vi fa quando poi sono gli stessi popoli del sud a criticare Made in Sud? Cioè queste critiche che state ricevendo e che avete anche in passato ricevute, come le assorbite? Io dico una cosa, io parlo del mio lavoro, noi abbiamo lavorato per più di 10 anni a Milano, siamo stati nel cast di Colorado per 10 edizioni, quindi Milano a un certo punto per 10 anni è stato un po' come casa vostra, 4 mesi all'anno, per 10 anni abbiamo vissuto a Milano, io non ho mai avuto problemi con la gente del nord, quindi secondo me si ha problemi con la gente del nord quando si confonde con la gente del nord ignorante. Cioè l'ignorante del nord è uguale all'ignorante del sud, l'ignorante del centro Italia, alla persona per bene, la persona istruita, la persona intelligente è bella dappertutto, al nord, al sud e al centro, per me è questo. Quindi nello purtroppo a volte capitano tanti ignoranti. Questo è il problema, ecco. L'ignoranza che non ha assolutamente origini territoriali. Sì, l'ignoranza combatte nel tutto, nel calcio, nel lavoro, in qualsiasi campo ti trovi a che fare con degli ignoranti è un problema. Se a che fare con la gente per bene, la gente tranquilla, la gente intelligente, istruita, non hai di questi problemi, secondo me. È così, la miglior risposta è sempre il lavoro, e nel calcio e soprattutto nel vostro mestiere. Sì, per me sì, quindi non mi faccio più problemi, lavali col fuoco e va bene. Falli divertire, falli parlare, Sì. Maria, grazie a te per i saluti finali. Domenico, prima di lasciarti, vogliamo fare un po' una riflessione, perché grazie a Gomorroide e comunque alle risate che avete scatenato, possiamo dire che avete finalmente messo in ginocchio la camorra. Ma secondo te, come l'ha presa Saviano? Saviano, penso che abbia riso, si è visto il film.
E ovviamente è un film che non è pro Camurra, ma è ovviamente come lui è contro la Camurra. Non è che noi abbiamo riso della Camurra, noi della Camurra non si può fare altro che piangere, ovviamente. Noi abbiamo ironizzato un aspetto per dire: ragazzi, guardate che esiste la Camurra. Noi, essendo comici, dobbiamo raccontare la Camurra con una risata, perché siamo comici. Uno come Saviano la racconta con un libro, perché è uno scrittore. Quindi ognuno deve fare qualcosa per dire che la Camurra è una brutta, è una brutta cosa, è il male di questa città, ecco. Ognuno lo deve dire a suo modo, ma bisogna dirlo questo. A tal proposito, cosa possono fare invece i calciatori, i ragazzi di Sarri, per dare appunto il buon esempio, anche perché mi sembra che molti di loro siano impegnati a favore dei giovani? Guarda, io la categoria dei calciatori non li capisco tanto, perché sono così giovani a volte, che uno a volte da questi ragazzi pretende chissà che cosa, ma questi hanno 20 anni. Io quando tenevo 20 anni tenevo una capa di cacchio che tu non puoi immaginare, capito? Quindi, anche molti calciatori, eh? sì, e perciò io non so cosa chiedere a sti ragazzi, quale impegno sociale. Non lo so, spero che a 20 anni abbiano la maturità di dimostrare che i soldi possono servire pure, che ne so, a far beneficenza. Ecco, bravo. Piccole, capito? Puoi chiedere questo a un ragazzo di 20 anni. Ci guarda, tu sei miliardario, con 2 miliardi si può fare pure un'altra piccola cosa, ci vuoi aiutare, ecco. Quindi, però altre cose alte, cose filosofiche, da calciatore non le pretende, perché hanno 20 anni, io a 20 anni erano pazzi, capito? sicuramente Domenico, è anche una questione di maturità, però comunque anche loro nel loro piccolo possono fare qualcosa se vogliono. Non lo so, certo, lo posso fare, ma io sono convinto che lo facciano, quindi questo non lo faccio un problema. Sono sportivi, sono giovani e sicuramente fanno qualcosa, perché io so per certo di personaggi famosi, di calciatori famosi, che fanno tanta beneficenza. Ah, assolutamente, però, assolutamente. Quindi. Bene, quello che ci auguriamo tutti. Domenico, io ti lascio al tuo lavoro, in bocca al lupo, anzi, non lo dico in bocca al lupo perché prima mi hai giustamente richiamato. Lupo, io ti rispondo grazie. Grazie, oppure buona fortuna, così, sempre. La bocca del lupo è un posto sicuro per i suoi cuccioli, quindi perciò si dice grazie. Va bene, ok. Buon pomeriggio a tutti, ditelo voi. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie Domenico Manfredi, ditelo voi, andate al cinema, Gomorroide. Ma ragazzi, anche a te, come sempre, grazie. Appuntamento è per mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo, saluto sempre la direzione artistica e anche tennistica, perché no, forma smagliante quella di Roberto Conte all'inizio di questa settimana. Tifoso in casa della martedì, Cinema Champions mercoledì. Forza Napoli! Sempre forza Napoli, grazie Mara, grazie a Celardo per Cinema Champions.